Benvenuti nella ventosa spiaggia di Wittenburg, in Olanda. Questa è la casa di un'incredibile creatura che per prendere vita ha solo bisogno del soffio del vento. Theo Jansen lavora incessantemente da più di 20 anni per creare queste nuove forme di vita. Fatte per lo più in PVC, le mie creature non hanno bisogno di mangiare perché l'energia la raccolgono dal vento. Racconta allo scultore che ha nel cassetto un ambizioso progetto. Spero che le mie elaboratissime architetture possano un giorno lasciare casa e vivere autonomamente nelle spiagge olandesi. Ben ritrovati in studio. Quest'oggi è il giorno della Costa Concordia, sono già in corso le operazioni per il recupero dello scafo e tra pochissimo parleremo proprio in maniera dettagliata di questa operazione, il parbuckling. Giovedì scorso c'è stata un'importante conferenza stampa a Roma e la nostra inviata Valeria Francardi ha intervistato uno dei responsabili del progetto di rimozione, Sergio Girotto di Micoperi. Sentiamo il servizio. Sì, le fasi sono state diverse: l'ingegnerizzazione, fabbricazione, installazione e finalmente siamo arrivati a una prima fase di grande visibilità che rappresenta anche il raggiungimento di 3/4 del progetto, che è la rotazione. È un progetto di grande ambizione nel quale abbiamo avuto la fortuna di poter sviluppare grandi concetti di ingegneria, poter realizzare grandi strutture, grandi impianti col supporto del cliente. Ecco, se lei dovesse definire le priorità di questo progetto di parbuckling, quali sarebbero? Le priorità sono sicuramente grandissimo rispetto dell'ambiente. Tutto il progetto è improntato sia nella sua scelta iniziale che nella continuazione, nello sviluppo e nelle metodologie di controllo che sono state messe in atto dall'autorità, è improntato nel totale rispetto dell'ambiente. Senta, posso chiederle semplicemente una stima sui costi anche se se ne occupa il cliente? Sì, le posso dire, attualmente siamo con un budget che prevede circa 600 milioni di euro. Al completamento. È il momento quindi di parlare nel dettaglio di questa tecnica, il parbuckling, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite di questa sera, professore Giampaolo Rosati, ingegnere strutturista del Politecnico di Milano. Buonasera professor Rosati. Buonasera a tutti. Allora, sono cominciate alle 9 in punto le operazioni di recupero dello scafo della Costa Concordia. Quello che voglio chiederle è come funziona nel dettaglio il parbuckling, che cosa consiste? Allora, bisogna intanto chiarire un concetto generale, e cioè che queste operazioni sono delle operazioni a carattere interdisciplinare dal punto di vista dell'ingegneria e quindi coinvolgono sì l'ingegneria navale, in quanto stiamo occupandoci e stiamo parlando di una nave, in particolare di una nave passeggeri, che ha delle caratteristiche strutturali diverse, ad esempio dalle navi mercantili, dalle navi cargo e dalle petroliere, di cui bisogna tenerne conto, ma stiamo occupandoci del recupero di una nave che non è nelle sue condizioni normali, cioè non è navigante, e quindi presuppone degli interventi di ingegneria che non sono solo appunto di ingegneria navale, ma sono anche di ingegneria strutturale, di ingegneria civile, di ingegneria ambientale, per tutte appunto le connessioni. Infatti, come vedremo e come vedrete, avviene proprio la costruzione di vere e proprie strutture sommerse che sono tipiche dell'ingegneria offshore, della costruzione ad esempio delle torri petrolifere e via discorrendo. Ecco, quindi un'operazione mai tentata prima per la stazza della nave, ma lei mi diceva anche per una nave passeggeri, mai fatta una cosa del genere. Per una nave passeggeri che ha delle caratteristiche costruttive, proprio perché deve ospitare tantissime persone e quindi non deve trasportare merci, diverse dalle petroliere, quindi le posizioni delle paratie. E quindi il comportamento dello scafo in queste situazioni critiche non previste è diverso rispetto a quello di una nave mercantile
o di una petroliera. Ecco, quindi le chiederei di commentare la grafica che abbiamo preparato sulle fasi del recupero. Alcune fasi sono già avvenute, proprio in queste ore si sta raddrizzando la nave, quindi chiedo alla regia se possiamo vedere proprio il cartello con le fasi del recupero. Eccola qui, il primo punto, uso di martinetti idraulici per mettere in tensione cavi di acciaio fissati ai 9 cassoni centrali e alla piattaforme d'appoggio. Costruzione di un falso fondale con sacchi pieni di malta cementizia, questo è già stato fatto, se non sbaglio. Sì. Per il resto dei punti invece cosa possiamo dire? Allora, no, direi, farei questo discorso. Prima di parlare di questi punti, è importante, se no non si comprendono questi punti in modo chiaro, è importante ricordare alcuni aspetti dell'incidente. Allora, prima di tutto noi abbiamo la falla principale, quella che si è prodotta durante l'incidente vero e proprio, che è lato mare, ed è quella che vediamo, diciamo, coperta dai cassoni, così come si vede nella ricostruzione fino ad oggi. Ma nulla esclude, anzi ci sono delle grosse probabilità che ci sia una falla lato monte, cioè lato sugli scogli del Giglio, dove la nave si è appoggiata nel rapido cambiamento di direzione e dove la vediamo adesso e dove è stata fissata con delle catene, dei tiranti allo scoglio perché non scivoli lungo il piano inclinato. Quella falla che potrebbe esserci non è riparabile nello stato odierno della nave. Ecco perché è necessario intanto riportare la nave in posizione verticale, cioè riportarla dritta. E questo si può fare proprio come è stato indicato, proprio perché non possiamo tappare, per la situazione che si è creata, la falla a monte. Quindi la nave è piena d'acqua e non si può svuotare, almeno in questa fase. Di conseguenza c'è un altro aspetto, e adesso l'aspetto che riguarda poi i punti, e cioè per riportarla in verticale, cioè per riportarla dritta, la nave non può essere appoggiata solo in alcuni punti, perché la nave è progettata solo per funzionare sottoposta alla pressione idraulica dell'acqua. Se io la appoggio solo in alcuni punti rischio di spezzare la nave e quindi di provocare un ulteriore grave danno. Ecco perciò per cui sono stati costituiti il falso fondale e le selle che sono fissate, da quello che si vede, sono fissate con dei pali sul piano inclinato della scogliera. Ecco, ricordiamoci che la nave non è adagiata su un fondo piano, ma è su un piano inclinato. Quindi ogni manovra che venga fatta senza le dovute protezioni può portare allo scivolamento e all'affondamento completo e alla perdita della nave. Ecco, quindi lei si è già parlato degli inconvenienti che potrebbero capitare. Sì, gli inconvenienti perché le operazioni strutturali, cioè il falso fondale e le selle di acciaio, sono fatte per evitare assolutamente anche questi inconvenienti. Quindi non semplicemente per portare la nave in posizione rettilinea, quindi verticale, ma anche per evitare che affondi fino al fondale profondo e quindi perdendola. Ecco, mi soffermerei ancora sulla grandiosità di questa operazione con un'altra grafica che mostra veramente i numeri di questo recupero che proprio in queste ore è in atto. Addirittura 30.000 le tonnellate di acciaio per la struttura necessaria alla rotazione del relitto, guardate, 1.180 i sacchi di malta cementizia, 500 le persone di 26 nazionalità che hanno lavorato al progetto, 28.000 le ore di riprese subacquee, 15.000 addirittura le immersioni. Quindi abbiamo parlato dei dettagli di questa operazione, ovviamente tra la gente c'era incertezza, c'era un po' di scetticismo. Vediamo insieme questo servizio che la nostra Ilaria Cesanelli ha fatto andando in giro per le strade a raccogliere appunto quali sono i pareri della gente.
Costa Concordia, e adesso per settembre è previsto la rotazione della nave nell'ottica di uno sgombero. E, secondo voi lì la situazione è tranquilla o voi, per voi c'è qualche pericolo? No, è tranquilla. Quindi tu andresti tranquillamente, non la percepisci come una zona pericolosa? No, per niente, non sapevo che c'era una problematica legata a questo, no, non sapevo. Penso sia pericolosa perché si potrebbe anche rovinare il fondale. C'è un pericolo attuale, a parte che dovevano farlo toglierla anni fa ormai. E beh, ne parlano continuamente, no? Di materiali che fuoriescono, che inquinano il mare. Tutto sommato non penso che dia fastidio se rimane immobile, poi a muoverla sicuramente causeranno probabilmente dei danni. Professor Rosati, partiamo proprio da questo, se rimane immobile ci sono dei problemi, pensiamo proprio di sì, i rischi ambientali, ci sono tanti sì, problemi certo. Se rimanesse lì. Certo, non si può lasciare immobile, bisogna toglierla, certo, però... Non si può porre la questione sia della sicurezza che in termini sia della sicurezza sia della certezza del risultato in termini assoluti. Cioè in ingegneria chi si occupa attraverso i modelli di calcolo di tentare di prevedere la possibilità di fare certe operazioni, ad esempio semplicemente di costruire dei ponti, di costruire degli edifici e in questo caso di eseguire queste operazioni, sa benissimo che la probabilità di insuccesso non è mai zero, cioè non è possibile nelle opere di ingegneria, ma in tutte le opere dell'uomo, escludere una per quanto piccola probabilità di insuccesso. Quindi c'è sempre una parte di non conosciuto, diciamo, di aspetti non conosciuti che potrebbero portare a dei problemi. Questo per quanto riguarda l'aspetto progettuale della realizzazione dell'operazione. Invece per quanto riguarda la sicurezza delle persone che lavorano, la sicurezza deve essere affrontata attraverso proprio il progetto della sicurezza, cioè vengono prese in considerazione tutte le lavorazioni che devono essere svolte per ottenere il risultato e si valuta come bisogna operare per non avere rischi per le persone che lavorano. E qui siamo di fronte a una lavorazione effettivamente estremamente complessa, forse mai tentata, che però è simile in parte ad esempio alla costruzione delle grandi opere di ingegneria, quindi i grandi ponti strallati, grandi ponti sospesi o gli edifici molto alti, sopra i 200 metri di altezza. Quindi si possono condurre degli opportuni paralleli. Ecco, se qualcosa non dovesse andare bene con questa operazione, c'è il rischio che la nave rimanga lì ancora a lungo? Questo non si può esplicitamente dire, perché il fatto che la nave rimanga in posizione a lungo non dipende solo da azioni umane, ma dipende anche dalle variazioni della meteorologia della zona. Siamo in una zona evidentemente di mare con... ci possono essere problemi di burrasche, eccetera, e questo può far cambiare anche in modo sostanziale le previsioni temporali. Ecco, cosa succederà una volta raddrizzata la nave? Le operazioni dovrebbero durare dalle 10 alle 12 ore e successivamente che cosa verrà fatto alla nave e quando presumibilmente verrà portata via? Ma secondo me si scoprirà e si vedrà chiaramente se c'è una falla importante anche dal lato dell'isola, quindi dal lato a monte. A questo punto però per come è stato impostato il progetto è comunque gioco forza necessario, e questo è già previsto, simmetrizzare la posizione dei cassoni, cioè aggiungere i cassoni anche dal lato
dell'isola. A questo punto, con i cassoni simmetrici rispetto all'asse della nave, facendo delle opportune operazioni di svuotamento, perché quelli verso il mare sono pieni d'acqua per l'operazione di rotazione, molto probabilmente, facendo le operazioni di svuotamento, si opera come nei sommergibili, come nei sottomarini, in cui per andare sotto o per risalire si allagano o si svuotano i cassoni di galleggiamento. A questo punto i cassoni dovrebbero essere dimensionati per dare riserva di galleggiamento alla nave e poterla trasportare. E al limite anche svuotarla, molto probabilmente in parte. Comunque, su questi aspetti l'aspetto temporale è delicato, cioè possono passare anche qualche mese. Insomma, tempi variabili. Io la ringrazio, professore Rosati, di aver chiarito i dubbi riguardo questa tecnica molto complessa. Ci riaggiorneremo magari più avanti per parlare in maniera più approfondita di quello che succederà poi con la Costa Concordia. Io la ringrazio e le auguro sicuramente buon lavoro. Prego, grazie, arrivederci. Ciao. Adesso è il momento dei nostri fatti in foto, notizie in un istante, le vediamo assieme. Mi raccomando, se avete delle domande, volete chiarire qualche dubbio, potete scrivere al nostro indirizzo mail meteo@class.it. Ma adesso andiamo dalla nostra Ilaria Cesanelli, che è pronta a rispondere alle vostre domande. Bentornati a Prometeo Risponde. Fateci una domanda e ogni giorno vi risponderà direttamente un esperto del settore. Andiamo insieme ad ascoltare la curiosità di oggi. Sono Costanza da Bologna, ho questa curiosità. Quante persone può contenere una mongolfiera e come si fa a decidere in che direzione va? Bene, per rispondere alla nostra Costanza, oggi abbiamo un ospite d'eccezione perché siamo andati a intervistare e a chiedere una risposta a Guido Montemurro, che è il campione nazionale di mongolfiera. Andiamo insieme a sentire cosa ci ha detto. Il numero di persone che può salire su una mongolfiera dipende dal volume del pallone, quindi ci sono palloni da 2 persone, si arriva fino a 32 persone. In Italia i palloni più grandi sono da 16 e da 19 posti, che si trovano in Valle d'Aosta e a Milano, che quindi il numero delle persone, come dicevo, va in base al volume del pallone. La direzione abitata del pallone invece va con il vento. Noi possiamo navigare soltanto utilizzando le varie correnti di vento alle diverse quote, quindi ci alziamo e ci abbassiamo cercando la corrente migliore per portarci sull'obiettivo che noi abbiamo prescelto. Toglietevi anche voi una curiosità e fateci una domanda. Il modo è semplice, potete lasciare un messaggio in segreteria o su WhatsApp al numero 328 802 8003. Io aspetto i vostri perché e vi do appuntamento a domani.